Però ti stampo. Buongiorno a tutti, ancora un'altra settimana insieme, perché la legge non conosce intemperie. In comunicazione con le forze dell'ordine, l'esercizio dei propri diritti da parte di alcuni cittadini viene esplicato in questa piazza. La legge non ammette ignoranza e chi ignora la legge deve essere denunciato. Vi invitiamo a firmare affinché ognuno torni alla propria vita. Ognuno sceglierà se continuare come fuori legge o sceglierà di entrare in legge, in una vita che in questo momento non mi sembra vi stia dando gioia e felicità, in una vita che qualcun altro sta gestendo al vostro posto, ma grande rispetto per voi che state scegliendo di non parlare, di stare zitti, di accettare, di soccombere. Noi abbiamo scelto di prendere la nostra vita e quindi pretendiamo rispetto. Le vostre firme vanno ad avallo di una volontà già comunicata, un processo pubblico a porte aperte. La vostra firma può concorrere a non avere più il disturbo per chi così ci considera. Fino ad allora convivremo insieme nella legge. Devo dire che stamattina mi sono sentita di cominciare così, non con una minaccia, ma con un messaggio molto più chiaro. Sarà arrivato a chi di dovere? Chi lo sa, a noi non importa, non è un nostro problema. Ora, ho quasi smesso, però visto che volevo parlare dell'argomento che ieri non ci è stato possibile per il tempo, e cioè la terminologia che qualcuno ha sollecitato di ripetere. Andiamo, ci spostiamo, venite con noi, in un posto più riparato, in modo tale che i fogli non si rovinino. Ci siete tutte? I termini di cui avevo già parlato precedentemente sono notificare, comunicare, segnalare, attestare. Probabilmente c'è ancora confusione rispetto a questi termini e allora anziché produrre un monologo, stamattina mi atterrò soltanto all'etimologia della parola e quindi alla lettura di quello che è già scritto per tutti. Poi magari successivamente in un'altra diretta, visto la giornata lo permette, potremo aprire i microfoni e interagire insieme rispetto proprio a questi termini. Attestare, testimone, rendere testimonianza di qualcosa. Testimoniare, affermare, asserire, assicurare, certificare, comprovare, confermare. Essere indizio, essere prova di qualcosa. Comprovare, dimostrare, provare.
segnalare, comunicare, avvertire per mezzo di segnali, con avvisi, la chiusura delle strade, la sirena dell'allarme segnale tentativi di furto, la spia luminosa si accende per segnalare che la benzina scarseggia, i conducenti dei veicoli devono segnalare in tempo ogni cambiamento di direzione. Comunicare a distanza mediante un sistema ottico, acustico, radiotelegrafico, eccetera. Quindi anche la scrittura. Per darsi reciprocamente ordini e notizie. Con valore più generico annunciare, rendere noti dati, notizie, avvenimenti previsti o accertati. Far presente, raccomandare all'attenzione di altri, mettere in luce, in evidenza, in primo piano, di uso comune, distinguersi, farsi notare, elevarsi per particolari doti e meriti al di sopra della media. Comunicare. Comune. Termine utilizzato illo tempore. Partecipare all'altare, rendere comune, far conoscere, far sapere, per lo più di cose non materiali, dire qualcosa, confidare, quindi anche divulgare, rendere noto ai più, diffondersi, trasmettersi, propagarsi, essere in relazione verbale o scritta con qualcuno. Le ho dette tutte? No, notificare. Noto, portare a conoscenza della popolazione o delle istituzioni o delle persone interessate da parte di un'autorità, una situazione di fatto, una dichiarazione di volontà. Un atto amministrativo mediante pubblico avviso o mediante comunicazione diretta. Il notificare, anche comunicazione da parte di organi o istituti non amministrativi o burocratici, in senso più strettamente giuridico, rendere noto a una delle parti del processo il contenuto di un atto processuale o anche una manifestazione di volontà. D'indole stragiudiziale, attraverso un ufficiale giudiziario, far conoscere, manifestare, dichiarare, anche denunciare formalmente. Notificante, che o chi fa una notificazione. Notificato, fatto oggetto di notificazione. Nel linguaggio burocratico, persone a cui è stata fatta una notificazione. Mi limito soltanto ad anticipare poi quel sviscerare ogni termine insieme successivamente, che più volte ho sottolineato l'individuo, colui che ha incapacità giuridica, la scelta, la valutazione, la ratio di un termine più adeguato in virtù della condizione. Non c'è una schematizzazione, non c'è una verità rispetto a quale termine sia meglio o peggio. Di peggio c'è soltanto una cosa: chi crede di utilizzare queste terminologie associandole alla legislazione successiva, ai codici, e quindi facendo credere che alcuni termini vogliono dire qualcosa e altri termini vogliono dire un'altra. No, sono io che do a quel termine, in virtù della sua etimologia della parola, la sua sostanza. Detto questo, alla prossima.